questa manifestazione? Ma, questa manifestazione in pratica ci ha richiesto circa un anno e mezzo di lavoro. Le forze in campo sono notevoli perché a partire dalle istituzioni, dal sponsor a livello locale, a livello nazionale, che hanno collaborato e comunque hanno contribuito alla realizzazione del progetto, compresa l'università, l'ordine dei medici, la provincia, il comune di Savona, il comune di Vado Ligure e tanti altri che adesso mi ci vorrebbe un elenco, hanno contribuito alla realizzazione di tutto l'insieme del progetto. Adesso sta a noi, in particolare alla squadra di atleti, di arrivare a mettere i piedi di là sulla costa della Corsica. E a questo punto altre parole le faremo poi al momento dell'arrivo. Ma l'idea è venuta da un anno e mezzo, che è venuta l'idea di fare prima la bicicletta per un divertimento in mare così, e poi alla fine è venuta l'idea di tentare un Guinness della prima bicicletta al mondo per fare una traversata in mare aperto. A questo punto abbiamo chiesto all'Università di Genova se potevano intervenire anche loro, li abbiamo coinvolti, gentilmente hanno dato il loro assenso e ci hanno mandato due studenti eccezionali che hanno studiato un telaio, hanno studiato il carro dietro, insomma hanno fatto un ottimo lavoro sotto la direzione del professor Razzoli dell'Università di Ingegneria Meccanica di Genova. Medico di bordo ma anche pedalatore ufficiale. Sì, più ufficiale come medico che come pedalatore, comunque pedalerò anch'io, farò dei cambi, sono preparato e via. Quali saranno secondo te le difficoltà fisiche maggiori? Beh, pedalare su una bicicletta così è durissimo, si suda tantissimo, quindi ci sarà una dispersione di sali notevole. Comunque ci siamo premuniti, abbiamo degli integratori e quindi sarà un problema che riusciremo ad affrontare, anche perché i ragazzi sono tutti preparati. Come mai oggi qua? Ma vorrei essere una cosa un po' scherzosa, una mezza sfida, e siamo tutti comunque dei ciclisti e ci alleniamo, quindi per noi appunto vogliamo intraprendere questa attraversata per vedere la nostra sfida col mare questa volta anziché sulla strada. Quando arriverete? Quando pensate di arrivare in Corsica? Ma adesso vedremo, bisogna appunto vedere le condizioni chiaramente del vento, del mare, e noi speriamo nel giro di 3 giorni di riuscire a farcela. Va bene.
motociclisti o un equipaggio di navigatori. Tutte e due le cose insieme, dei fantastici ciclisti navigatori, protagonisti creativi di un'impresa che è già entrata nel Guinness dei primati. Sono partiti da Vado Ligure e hanno raggiunto la Corsica a bordo di 3 biciclette speciali in grado di galleggiare grazie a delle bottiglie di plastica vuote al posto dei copertoni, pedalando in acqua, pensate, per 200 chilometri. Salutiamo l'inventore della bicicletta galleggiante, Vittorio Schincaglia, e il medico ortopedico Enrico Pozzi. Eccoli qua. Caro Pozzi, buongiorno. Buongiorno. Caro Vittorio, ben trovato. Ce la spariamo in piedi l'intervista, ma sì, direi che è meglio, anche perché così stiamo di fianco all'oggetto della meraviglia. Guardate che straordinaria tecnologia che vi siete inventati. La vediamo da vicino, questa bicicletta del mare, che neanche l'acqua, la salsedine ha rovinato. Un pochino. Posso salirci sopra, lo sapete? Certo. Sì. Sarò capace? Di dietro. Aspetti, le lascio un attimo il coglione. Dovrebbe salire dietro. Ah, devo salire da dietro? Attenti, non se ne troveranno più le tracce. Ecco, scusate, ma l'onore di sentire... Ecco qua. Ecco. Oh, stelio. Oh, che meraviglia. Pezzettino, posso? Prego. Flutti a me! Oh, io vado, non frena, non hai freni! E adesso scendo in maniera plastica, come soltanto Gimondi ai tempi noi. Ecco. Abbiamo uno studio che insomma ha delle strutture da rispettare. Grazie tante. Oh, la prossima volta che vi serve un ciclista vi faccio perdere sulla media, però chiamate anche me, mi raccomando. Avremmo potuto fare come il dottore, che l'abbiamo preso. Vittorio, cominciamo da lei, anche perché lei è il folle in maniera affettuosa, inventore di questo curioso natante. Questo galleggia e va. Come le è venuto in mente di costruire dei biciclettoni che corrono sull'acqua? In un primo tempo, più che altro, ho fatto questa bicicletta proprio per un caso, perché dando calcio ad una bottiglia di plastica vuota dell'acqua minerale caduta dentro una vasca d'acqua, e lì mi è venuto in mente di fare questa bicicletta, tanto per gioco. Insomma, sì, ecco, così per gioco si è reso conto che l'acqua, la bottiglia nell'acqua non andava a fondo. Ho provato a fare dei calcoli tenendo la bottiglia rovesciata, schiacciandola verso il basso a vedere quanto poteva reggere. Ho visto che con 400 bottiglie circa potevo reggere circa 180 kg, anche ho fatto questa bicicletta per... Ecco, e mi ha detto, c'è tutta la squadra tra l'altro, adesso salutiamo, eccoli là, guardate, entrano, complimenti coloro che hanno... Venite, attenzione lì, Eccola, facciamo un po' di spazio per passare. Eccola, venite pure, entrate tutti, entrate, venite qua. Formiamo un fronte dedicato alla squadra. Ecco, e pensate, visto che sono arrivati loro, ecco, loro sono gli atleti, vero? Loro sono gli atleti. Bravissimi, complimenti. Sono i motori. I motori dell'avventura. Ecco, diciamo, pensate alla fatica che hanno dovuto sostenere questi ciclisti acquatici, sappiamo come chiamare diversamente, un'ora di pedalate, ci avete raccontato, in acqua equivale a 150 km di pedalate su strada. E il rapporto è da 1 a 3, forse 1 a 4 anche, perché a 50 all'ora ci vanno solo i campioni, certo. Le persone normali vanno molto più piano. Ecco, a controllare il fisico di questi atleti sotto sforzo era proprio lei, dottor Pozzi. Sì. Intanto vediamo anche le immagini di questa avventura, devo dire, molto, molto ardimentosa e anche molto romantica. Sì. Come faceva lei, dottor Pozzi, a tenere sotto controllo la salute degli atleti mentre vi trovavate in alto mare? Io sono stato designato dall'Ordine dei Medici di Savona, che è stato contattato dal signor Schincaglia subito all'inizio di questa impresa. Sono stato designato quale braccio operativo dell'Ordine dei Medici, praticamente in mare, grazie all'interessamento del dottor Giusto, che è il presidente, del dottor Basso, del dottor Luca Lione, che è qui presente, si è instaurata questa collaborazione. Io, a parte le urgenze che ho dovuto affrontare, perché la prima notte abbiamo trovato mare non troppo calmo, monitoravo gli atleti usando un elettrocardiografo e uno spirometro,
messi a disposizione dall'Istituto di Telemedicina di Genova, e grazie ai servizi radiomarittimi che ci hanno fornito delle apparecchiature satellitari. Potevate fare il controllo rapidissimo sul momento. Io eseguivo il test, tramite telefono mi mettevo in contatto col servizio di telemedicina, dove uno specialista visionava i tracciati, li leggeva, mandava la diagnosi e quindi diceva che cosa secondo lui era opportuno o meno fare. Bene, sotto controllo costantemente gli atleti. Ecco, i suoi ciclisti hanno pedalato in acqua per 3 giorni e avete fatto anche un incontro incredibile durante questo viaggio. Io ero addetto al cambio degli atleti e ero su un gommone, e quindi prendevo l'atleta dalla barca e lo portavo al cambio sulla bicicletta. Nel frattempo, nel momento di riposo, ero dietro un po' sdraiato sul gommone, era già notte, un'orca è uscita fuori. Un'orca? Un'orca, sicuro, perché era bianca sotto, quindi ho visto questo gigantesco pesce che è uscito fuori, poi è ripiombato in acqua proprio di pancia e ci ha schizzato, sarà stato a 4-5 metri. E, oltretutto, insomma, lì è raro poter vedere delle orche, così detto dai pescatori. Immagino l'orca che cosa avrà pensato quando vi ha visto. Un gruppo di matti. Ma che razza di barca è questa? Non ho mai visto una barca del genere. E dicendo orca miseria, orca, se n'è andata. Se n'è andata per quattro giorni. No, poi ci racconti che avete fatto anche un mezzo naufragio con una delle biciclette, vero? Infatti, un'onda anomala in una bicicletta che era di scorta al traino. Un'onda anomala, la bicicletta, cioè il manubrio si è girato, l'ha preso di punta, ci ha schiacciato praticamente, ci ha girato la ruota. Ah certo, quindi ha perso stabilità. Ha perso stabilità, però poi dovevamo affondarla in qualche modo perché a trainarla era diventato molto difficile, al che ci abbiamo provato in tutti i modi, siamo riusciti solo ad affondare la ruota davanti con il telaio e purtroppo ci siamo dovuti tirare sino a Macinaggio tutte le ruote dietro, quindi non siamo riusciti ad affondarla. Quindi è rimasto un reperto nel mare? No, l'avete poi recuperato. Bene. No, perché altrimenti avrei chiesto magari a Indurain, che in Spagna trova il relitto della bicicletta, di riportarcela, tanto per lui una passeggiata in più, una passeggiata in meno. E allora noi vi ringraziamo perché ci siamo emozionati vedendo le immagini, sentendo i vostri racconti, vedendo quanto siete bravi in forma, e noi salutiamo con un grande applauso quelli che il mitico De Zan avrebbe definito i passisti del mare. Grazie. Complimenti. Ah, volevamo lasciare come ricordo. Questo lo diamo a testato. I doti petto quando partono. Questo lo diamo a Signorini, che lo metterà nella bacheca di Piazza Grande. Certo. Eccolo qua, vedete, è l'attestato dell'avventura compiuta con tutte le firme. Quindi Alfonso, benissimo, a nome mille. Dei mitici, c'è l'annullo postale. D'altra parte, il primo giorno ce l'hai portato tu in piazza, quindi certo, è giusto che ma mi tolgo una curiosità, ma era acqua gassata o acqua naturale? No, sì, acqua gassata che naturale. Che con l'acqua salata del mare faceva uno scontro chimico pazzesco. Okay. Benissimo.
figlio ovviamente? È il piccolo che gli dà gli auguri. Il primo augurio naturalmente è quello di riconoscere in Vittorio Scincaglia l'autore, l'ideatore e il realizzatore di questa ventennale, di questa gara, una gara che non ha competizioni, una gara che effettivamente è stata fatta al di sopra e contro tutto quello che poteva essere immaginato. Un auguri e un saluto da parte nostra. Traversata da Guinness di questa bicicletta costruita con 480 bottiglie di plastica di acqua minerale ha iniziato il martedì 16 settembre 2003 con partenza alle ore 18.51 dal molo di attracco delle navi della Corsica Ferries nel porto di Vado, dove appunto ci troviamo, adesso siamo un po' magari allontanati. Solo due giorni dopo di navigazione speciale, quindi da martedì fino a giovedì, il 18 settembre alle ore 20.20, la navigazione, la traversata giungeva ad attraccarsi trionfalmente al porto di Macinaggio in Corsica, realizzando così la prima traversata al mondo di un natante particolare che con la sola pedalata umana e il sostegno delle bottiglie di plastica si muoveva sulle onde anche mosse, ci dicono quelli che l'hanno partecipata, del mare Mediterraneo. La squadra che compì l'impresa storica di questa traversata in bicicletta era composta da 11 atleti, sportivi selezionati, in piena forma fisica, confortati nel tragitto marino però da 3 equipaggi su imbarcazione per un totale di 13 unità di scorta. 11 atleti, 13 uomini di scorta. Gli atleti, vi dico il nome perché credo che a questo punto un ventennale deve anche riconoscere a chi dobbiamo rivolgere il grazie. Gli atleti erano e sono attualmente, qualcuno sarà anche presente, Cozza Marco, Sgembri Danilo, Ghisellini Alberto, Bruzzese Daniele, Ferrua Roberto, Foscoli Mauro, Boristene Carlo, Scincaglia Riccardo, De Tullio Damiano, Parente Massimiliano e il dottor Pozzi che faceva due cose, ma anche l'atleta Pozzi Enrico. Per loro un riconoscimento. Tre equipaggi di scorta, un equipaggio dell'imbarcazione Francesca con questi uomini: Bigagli Roberto, Duranti Angelo, Panucci Gianfranco, Scincaglia Vittorio e una cuoca che ci voleva, De Plano Sabina. Secondo equipaggio dell'imbarcazione Andrica, lo skipper siciliano Alfonso, Carcerane Eugenio e Ferrara Arturo. Quindi terzo equipaggio dell'imbarcazione Soft, lo skipper Franceri Giampaolo, della Campa Ettore, il medico dottore ancora Pozzi che non soltanto faceva il medico ma anche il pedalatore, Russo Pasquale, la cuoca De Plano Antonietta. Anche per loro un bel caloroso bacio. Corsica Ferris sulla quale siamo. E poi di firmare la Telecom Scincaglia Impresa. Due parole da dottore Enrico. Vittorio mi dice, mi ferma per strada e mi dice: guarda, noi abbiamo in mente di fare questa cosa qui. Lo conoscevo poco Vittorio, ho detto:
questo è pazzo. Poi l'ho conosciuto bene, realmente pazzo, no? Perché fa delle cose incredibili, si studia. E il personaggio, come si suol dire sempre, che una ne fa e cento ne pensa. Ma la cosa bella che cos'è? Che lui le cento cose che ha pensato, le porta a termine, le inizia e le porta a termine. Sono tutte cose di una certa stranezza che però hanno un certo fine. E niente, io fui chiamato per fare il medico in contatto con la telemedicina di Genova. Allora era agli albori la telemedicina e avevo il compito di controllare gli atleti dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista respiratorio, dal punto di vista biochimico, cioè con l'analisi del sangue. Mi mettevo in comunicazione con delle attrezzature particolari con la clinica di Genova gestita dal professor Berti Riboli, che è stato l'iniziatore della telemedicina, e loro mi traducevano quello che io spedivo loro tramite questo piccolo attrezzo che ho ancora a casa. Poi purtroppo questi pseudoatleti che erano sulla barca cominciarono a battere in testa, c'era qualcuno che... Uno purtroppo aveva paura dell'acqua, mi ricordo, non sapeva nuotare, al momento opportuno si era trovato un genovese, soprattutto si era trovato sicuramente sampdoriano, non genuano, si era trovato, quindi va bene, pedalo io, sono allenato, sono in gran forma, allora ero in gran forma. Niente, così ho dato una mano agli altri, ma vi posso raccontare alcuni episodi, soprattutto si ricorderanno. Wiener e il nostro amico si ricorderanno quando arrivavamo vicino alla Corsica, quel pescatore che ci raggiunse con una barchetta, ci guardò e ci disse: ma da dove arrivate voi? Da Vado Ligure. Ma dove vado Ligure? In Liguria, Savona. Ma voi siete pazzi. Questo, tornate indietro, andate a prendere la moglie e la figlia a Riva e ce le ha portate a vedere questa branca di pazzi con le barche che le seguivano. Mi ricordo che fu una scena bellissima, bellissima veramente. Un'altra cosa che ricordo con piacere, è anche un po' di viene il magone, è che fui ad entrare nel porto di, mentre fu Wiener a partire da Vado, io fui quello che entrò nel porto di macinaggio e concluse l'opera. Erano le 20:20:21 di un giovedì sera. Fu una cosa stupenda veramente, anche perché se non sbaglio questo pazzoide aveva anche organizzato fuochi d'artificio, una cosa bellissima. E poi facemmo, come molti di voi sapranno, anche facemmo la traversata del Po, progetto Chevron, ma non fu come una bella cosa, per carità, che durò 15 giorni, però la traversata Vado Ligure macinaggio aveva un sapore particolare e per me a tutt'oggi ha un sapore particolare ancora. È stata la prima esperienza, è stata un'esperienza che ci ha legato persone che non ci conosciamo, che si sono conosciute qui poco prima della partenza, e ha lasciato il segno, vero Vina? Veramente bella, bella, bella. Volevo aggiungere al console del Cile, io dico, ci andiamo. La prossima traversata. Andiamo, un'altra traversata. Adesso lui si dà. Adesso sapete perché lui adesso è così, galvanizzato? Perché non ve l'ha detto, lui non se l'è ricordato, ma è stato quello che ha fatto da Torre Eiffel, Notre Dame, su a Senna con la bicicletta. È vero, fumo invitati dagli sponsor. Dalla quadriglia e dal comune di Parigi. Parigi, l'11 novembre, giorno in cui loro festeggiano l'armistizio, io ebbi l'onore di pedalare dal Ponte d'Alma fino alla cattedrale di Notre Dame sulla Senna. Ci bloccarono addirittura la navigazione del Patò, questo è tutto dire. E io ho una foto ancora stupenda, bellissima, io che pedalo con la Torre Eiffel dietro la schiena, stupenda. Anche quella.